Buongiorno a tutti, prego segretario, faccia l'appello. Sindaco Adamo Coppola, Coppola Salvatore, Di Biasi Franco, Botticchio Giuseppina, Botticchio, Verrone, Verrone Gianluigi, assente Verrone? Vabbè, dopo ne prendiamo atto. Di Filippo Giuseppe, Crispino Francesco, Russo Gennaro, Russo, assente, Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, La Porta Massimo, Di Nardo Eleodoro, Buonora Maristella, Framondino Luigi, Comite Nicola, Abate Agostino, assente, Caccamo Consolato Natalino, assente. Presenti assessori Mutalipassi, D'Arienzo, Benevento e Lampasuna. La seduta è valida. Primo punto all'ordine del giorno, interrogazione consiliare al sindaco da parte del consigliere comunale Giuseppina Botticchio sul tema società in house Agropoli Cilento Servizio. Prego consigliere Botticchio. Buongiorno. Prima di iniziare sono stata provata da una brutta notizia, la morte di quella signora, di Isa Scarpa. Volevo fare un minuto di raccoglimento per questa persona così sfortunata. Purtroppo è deceduta stamattina, ha avuto un incidente ieri. Ok, allora chiedo al Consiglio un minuto di raccoglimento in memoria della signora Scarpa. Russo. Grazie. Grazie. Era doveroso, una donna straordinaria, sempre con un sorriso tutte le mattine, e una famiglia di lavoratori. Noi come istituzione dobbiamo stare vicino a queste persone. E allora veniamo a noi. Diciamo, ho riproposto questa interrogazione perché negli ultimi giorni si parla molto di questa società in house dell'Agropoli Servizio, e si è riproposta anche perché sento un malcontento, qualche dipendente che manifesta, dice il nostro posto di lavoro non è sicuro, è insicuro. Io già da tempo, sono mesi che dico, bisogna intervenire su queste persone che non sono state, diciamo, regolarizzate. Però vi leggo bene, la leggo al sindaco e magari anche all'assessore Mutalipassi può rispondere, visto che l'altra volta ha dato, diciamo, ha tentato di dare una risposta. Allora, la società in house Agropoli Cilento Servizi, sulla base della documentazione fornita da codesto ente locale in indirizzo indicato, ha in organico 77 dipendenti, dei quali però solo 20 sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato. Conseguentemente i restanti 57 sono stati assunti in contratti in somministrazione e lavorano in missione presso la società, quindi non c'è sicurezza di continuità. Non sappiamo se sarà un lavoro per sempre. La normativa vigente in materia di somministrazione, rappresentata dal decreto legislativo numero 81 del 2015, all'articolo 31,2, prevede che anche in materia di lavoro pubblico privatizzato, il numero dei lavoratori assunti in somministrazione di un'azienda non debba essere pari e inferiore al 30% del numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Pertanto,
Nel caso che ci interessa, il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione poteva essere massimo di 7 unità. E qua ci siamo, l'abbiamo già ripetuto. Conseguentemente la palese violazione della legge vigente determina la nullità del contratto. E questo è quello che dico io, i contratti non devono essere nulli, dobbiamo pensare ai dipendenti dell'Agropoli Servizio. I contratti determinano la nullità dei contratti stipulati in somministrazione e il successivo obbligo da parte dell'azienda utilizzatrice, i predetti lavoratori, di assumere quest'ultimi a tempo indeterminato. In base a quanto sopra riferito, si chiede di conoscere, e qui sia il sindaco sia l'assessore Mutalipassi credo che possono rispondere, gli intendimenti dell'ente locale sull'obbligo di assunzione a tempo indeterminato dei 57 lavoratori della società Agropoli Cilento Servizi, oggi somministrati. Si chiede la copia conforme all'originale dei contratti di somministrazione stipulati tra la società somministratrice e la società utilizzatrice. Io vi ringrazio e aspetto una vostra risposta. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti. Ha fatto bene il consigliere Botticchio, io non sapevo della scomparsa della signora, sapevo che le condizioni erano gravi in ospedale, quindi ha fatto bene a avvisarci in modo tale che il consiglio abbia potuto fare un ricordo. E quando accade una tragedia, purtroppo va tutta la nostra solidarietà alla famiglia, un abbraccio forte a tutti coloro che volevano bene questa persona. Voglio sottolineare anche un altro aspetto, purtroppo le cose tragiche hanno sempre, come dire, un destino perverso, perché siamo assolutamente vicini alla purtroppo signora che è scomparsa, siamo vicini pure alla signora che ha fatto l'investimento, insomma, perché è una tragedia, da tutti i punti di vista la vogliamo guardare, e quindi siamo vicini a tutti e certamente un pensiero va a loro. Detto questo, andiamo sulla interrogazione. È da tempo che il consigliere Botticchio chiede chiarimenti sulla Agropoli Cilento Servizi. In alcuni momenti, qualche tempo fa, era diventata quasi una fissazione al limite dello sciacallaggio mediatico. Finalmente abbiamo l'occasione di parlarne per chiarire i suoi dubbi, suoi e dei suoi consulenti. Inquadrerei però la situazione, perché è giusto dire le cose nel modo corretto, con chiarezza, in modo tale che non ci torniamo più. La chiariamo una volta per tutte questa cosa e poi mi auguro che si acquietino questi tormenti. Allora, innanzitutto, consigliere Botticchio, il suo consulente ha inquadrato male l'interrogazione, perché già dall'inizio si comprende che non è approfondito lo studio che ha fatto, in quanto il suo consulente parla di società in house. L'azienda Agropoli Cilento Servizi non è una società in house. Quindi già da questo mi pare che l'approfondimento fatto non è stato fatto bene. Poi vedremo tutti gli altri errori, chissà fatti per ignoranza o per alimentare lo sciacallaggio. Allora, spiego. Si tratta di un'azienda speciale, incardinata quindi non nel diritto privato, ma nel diritto pubblico. E per questo motivo ha tutta una serie di organizzazioni diverse. E l'aspetto che noi abbiamo ritenuto a suo tempo più importante quando andammo a fare questa scelta organizzativa è il fatto che un'azienda speciale ha l'obbligo del pareggio di bilancio. Quando il Consiglio Comunale fece quella scelta allora, disse: dobbiamo gestire
al meglio i servizi di questa città, è necessario dare un taglio imprenditoriale, lo si fa con l'azienda, ma dobbiamo rimanere nell'ambito delle strutture pubbliche che hanno l'obbligo del pareggio di bilancio. Voi come sapete all'inizio dell'anno l'azienda ha dei piani programma nella quale vengono stabiliti dei budget e quelli sono fino a fine anno. Un inquadramento, un diritto privatistico invece avrebbe dato la possibilità agli amministratori anche di fare scelte diverse. Questa scelta ci ha consentito di essere molto più sicuri nell'affidamento. Quindi, chiarito il primo errore di fondo, non si tratta di una società in house, ma si tratta di una... Non ha risposto sociale. Però a quello che ho chiesto io. Sto completando. Deve fermarsi. Consigliere Botticchio. Se posso, io la facoltà dopo c'ha la facoltà di replica, quindi, consigliere Botticchio. Vede, questo suo atteggiamento alimenta la questione che non è che vuole capire, perché se vuole capire un aspetto e ascolta, ma vuole fare altro, ma lo sappiamo già. Veniamo al dettaglio della sua interrogazione. Lei parla di un numero, dice la normativa vigente, dice che 57 dipendenti, solo 7 dovrebbero essere assunti con contratto a tempo determinato, contratto flessibile si chiama così, e 50 sono fuori legge, quindi sarebbe tutto nullo. Consigliere Botticchio, poi dopo... Ma se mi dai il tempo di completare, posso avere il tempo di completare? No, lei, allora, lei poi mi risponderà tecnicamente sulle mie osservazioni se sarà in grado. Ora, se mi lascia completare... Va bene, leggo, c'è scritto, conseguentemente i restanti 57 sono stati assunti con contratti di somministrazione di lavoro in missione per la società. La normativa vigente non prevede questo, prevede che solo il 30% dei 20 dovrebbero assunti, giusto? Quindi da questa sua interrogazione si evince chiaramente, lei dice, dovrebbero essere, lo dice lei, dovrebbero essere massimo 7 quelli assunti, non 57, ha detto questo, ho capito benissimo. Beh, lei questo c'è scritto e questo dico. Non è così, perché il suo consulente che ha approfondito la materia non ha inquadrato la situazione com'è. Innanzitutto, la circolare del Ministero del Lavoro del 31 ottobre 2018, articolo 2, comma 3, fa dei chiarimenti e specifica che sono da escludere da questi 57 tutti i dipendenti superiori ai 50 anni. Articolo 23, 81, 2015, testo unico. Quindi sono 24 questi dipendenti, quindi 57 meno 24, cominciamo a portare il conto. Decreto di dignità, l'articolo 29 parla che i portuali sono esclusi e sono 6, 24 e 6, 30. 2, sempre l'articolo 31,2, dice che coloro che sono stati assunti ed erano 6 mesi di disoccupazione anche vengono esclusi, 24 e 6, 30 e 2, 32. Ne rimangono 25. Di questi 25, parte sono soggetti svantaggiati, che pure devono essere esclusi, e parte sono stati presi a quando alla società viene affidato un nuovo servizio, la legge dice, la società ha 2 anni di tempo per verificare se questo servizio lo può svolgere oppure no, verificare l'economicità, verificare il funzionamento, verificare che la società può svolgere questo servizio e la legge dà facoltà di fare delle assunzioni entro 2 anni, anch'esse da escludere dal monte dei 57. Quindi, sostanzialmente, può riferire al suo consulente, quel 57 che era dato come numero enorme, quasi a voler dimostrare che qua chissà quale cose si facevano, abbiamo chiarito che questi numeri non ci sono, in quanto i soggetti assunti, per quel che dice la legge, potevano essere assunti e inseriti con contratto flessibile. Ma se ciò non bastasse, io andrei proprio nel comprendere sulla reale applicabilità della legge, perché l'articolo 1,3 del decreto dignità
dice che queste norme, cioè quelle del 30%, non si applicano alle pubbliche amministrazioni, che sarebbe il caso della nostra azienda, quindi quel limite non si applicherebbe. E la cosa più grave, ecco perché il suo consulente deve approfondire, è che la legge prevede espressamente che è preclusa l'automatica trasformazione di un contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Quindi quando il suo consulente scrive qui, non so da chi spinto, assumere questi ultimi a tempo indeterminato con retroattività dell'efficacia del predetto rapporto, dice una grande castroneria, perché la legge non consente in maniera chiara l'assunzione diretta di queste persone. Ricordate che la Costituzione parla di concorso pubblico quando si tratta di un'azienda di questo tipo, di selezione pubblica. Quindi questa logica che lei, il suo consulente o chi per esso vuole dare, cioè dire li devono trasformare, li portano i dipendenti e chi crede alle sue parole, su una brutta strada. Perché l'approccio che lei ha dato e che il suo consulente ha dato porterebbe soltanto al licenziamento dei dipendenti, perché non ha proposto una reale possibilità, ha soltanto detto trasformate i contratti. Non è possibile trasformare i contratti. La legge chiarisce che non è possibile. Ma cosa ha fatto questa amministrazione? Ecco perché voglio dire, tra parentesi, dico, ma loro perché dicono queste cose? Lo dicono perché vogliono creare false aspettative nei dipendenti? Lo dicono perché vogliono farle licenziare? Non lo so. Certamente non è un ragionamento da persone serie. Cosa fanno le persone serie? Inquadrano la normativa come abbiamo fatto noi, inquadrano la normativa e capiscono che dal decreto Madia è possibile avviare un percorso di trasformazione dei contratti a tempo determinato. Ma come? Con un concorso. Nel Consiglio Comunale del 21 maggio, approvazione piano programma azienda speciale, il Consiglio Comunale ha dato indicazione all'azienda di avviare i concorsi che la legge prevede in parte riservati in parte ai dipendenti che lavorano con contratto flessibile presso l'azienda, per avviare una procedura di assunzione a tempo indeterminato, cosa che il Consiglio Comunale ha fatto. E ha fatto nei tempi giusti che la legge prevede, perché la legge Madia dice la pubblica amministrazione che vuole avviare un percorso di questo tipo deve fare le verifiche normative, deve trovare la copertura finanziaria, deve passare, per come abbiamo fatto noi per il Consiglio Comunale, e deve fare il concorso, cosa che stiamo facendo. E siamo nei tempi. Lei, che si è fatta però apparentemente, solo apparentemente, paladina di questi dipendenti, era colpevolmente assente alle delibere di Consiglio Comunale in cui questo Consiglio, con grande responsabilità, ha avviato una procedura per trasformare i contratti a tempo indeterminato. Quindi, come vede, caro consigliere, l'interrogazione è fallace, errata e piena di castroneria. Non so se interpretarla come ignoranza o come cattiveria, non so quale dei due delle scelte migliori. Ho chiarito che tutto ciò che è scritto nell'interrogazione è fallace e ho anche dato la soluzione, anzi non io, il Consiglio Comunale ha già dato la soluzione e già i responsabili dell'azienda hanno avviato questo percorso per applicare la legge Madia. Quindi se c'è stato qualche dipendente, come lei dice, che ha preoccupazioni per il suo posto di lavoro, può stare tranquillo, perché ci stiamo adoperando in maniera seria per risolvere il problema e per dare ulteriore stabilità e forza all'azienda. Grazie sindaco, prego consigliere Botticchio. Sicuramente quando le serve. L'ultima parola mi sono piaciuta quando ha detto ci stiamo adoperando, quindi qualcosa poi si è mosso. Allora, dell'ignorante del cattivo lo dia alle persone, a lei, quindi restituisca al mittente.
Poi dico anche sui social, l'ho letto giorni fa, dice visibilità, la parola visibilità. Visibilità, si legge su quel giornalino che avete stampato a fine anno, la festa dei 10 anni, per andare su un giornalino si usa la politica, si usano i soldi della politica. Io a 30 anni andavo sui giornalini, ma sui giornalini aziendali, che le aziende mi mettevano come miglior venditrice dei primi 30 d'Italia. Ho lavorato, avevo 27 anni quando andavo su, forse voi ancora eravate a casa figli di mamma e di papà, quindi la visibilità me la sono presa nella mia vita lavorativa, lì ho preso la visibilità. Qui sono, è un compito che io sto espletando per loro, anche chi non è seduto, perché tanta gente è al mare, magari non si sente di venire il periodo estivo, per loro. Ho sposato questa questione il 28 dicembre, e questo sia chiaro. Quindi voi i giornalini li dovete fare con i soldi pubblici, io no. Io sono andata su un giornalino con le aziende che lavoravano. Ma che c'entra questo, consigliere? Che c'entra? Lei, come al solito, quando non sa che cosa dire, salta di palo in frasca e si inventa le cose. Sindaco, lasciamo la parola anche ai consiglieri se vogliono intervenire. La legge è uguale per tutti. Sicuramente, consigliere. Quindi, teniamoci. No, è perché ignorante, sì, persone che cambiano la politica, ignorante è chi va a pigliare un posto con la politica. Ignorante non è una cattiva parola, consigliere. Sono ignoranza, non, ignorante non è, è uno che non sa, non è una cattiva parola. Non l'ho ignorata, l'ho sposata. La Cilento Agropoli Servizi mi fa piacere perché c'è pure qualche dipendente, si stanno muovendo, però guarda caso ci sono stati fatti tanti concorsi pubblici, come mai l'Agropoli Servizi non esisteva quando sono entrate persone a lavorare qua dentro? Si dava priorità all'Agropoli e ai dipendenti dell'Agropoli Servizi, come mai, ignorante come sono, questo lo vede, lo vede tutto il popolo di Agropoli, che loro devono stare così col cappio perché non verranno mai assunti. Ci stanno persone qua dentro al comune che lavorano da 10 anni, ma posso fare pure nome e cognome, tipo Giovanni Capo, non me ne frega, come mai lui non è entrato a fare un concorso in comune? Come mai? Lui non aveva lo spazio? Quindi lo sapete che non avete agito bene, voi lo sapete, però giustamente un consigliere Botticchio si deve pigliare del cattivo e dell'ignorante, perché come vi difendete se no? Come vi difendete? Però mi fa piacere perché Agropoli Cilento Servizi è attenzionata. E questo mi ringrazierà Francesco che è seduto lì, mi ringrazieranno tante persone che quantomeno vi siete dovuti adoperare, a guardare, non a tenerli lì. Poi ti licenzi a te, poi entra l'altro. Invece di assumere parenti, amici e affetti stretti, pensavate all'Agropoli Servizi. Questo è il senso. La persona è ignorante come me, ignorante che faceva l'ispettore a 27 anni, teneva 40 persone da dirigere, l'ignorante e la cattiva. Io faccio politica per passione, non vi piace, che sono qui per passione e non vi alzerò mai la mano a chi non agisce solo ed esclusivamente per merito del popolo, il popolo prima di tutto. Quindi domani mattina Adamo Coppola fa un concorso pubblico per tutti, io sono qua Adamo Coppola, non è detto che io non sono con Adamo Coppola, quindi tutta quest'odio, questa gente che non saluta, a me non interessa. Dopo se possiamo andare anche al bar, io le cose ve le dico qua, questo l'ho detto il 28 dicembre, ve le dico qua dentro, consigliere Di Biasi, non le dico fuori, qua dentro veniamo a parlare. Qua ci facciamo io. Perché si fa politica? Se si fa politica per guadagnare o si fa politica per passione? Questo è, questo voglio. Quindi i 57 lavoratori che sono stati assunti, diciamo che solo il 20%, il 30% scusa, erano solo 7 e ne sono stati presi 50 in più che stanno lì, mo te manda a casa, mo stai, non va bene. Quelli avevano priorità. Anche l'assessore, anche lei sta nell'elenco dell'Agropoli Servizi. Ho lottato pure per lei. Mi spiace, ma io non sono nell'elenco dell'Agropoli Servizio. Io lavoro per un'agenzia interinale per pochissime ore, perché le ore del piano di zona non erano sufficienti per coprire il territorio di Agropoli. Ma siccome io sono una persona per bene,
Pur non essendoci alcun problema, io mi sono sospesa come sono stata eletta. Quindi lei la deve smettere di dire che io sono un dipendente dell'Agropoli. No, io avevo sull'elenco. Se, perché se non glielo consento. E non l'ho aggiornato. Così come non le consento di dire che lei è una persona che fa politica per piacere, perché per lei è predisposta, per passione, mentre gli altri lo fanno per soldi. Io questo non glielo consento. Non ho fatto nome. Perché come lei dice che ha un passato specchiato, ha lavorato per tirar su i figli, la famiglia, questo lo diciamo anche noi. Niente. Se lei invece sa che in mezzo a noi c'è qualcuno che non è specchiato e che fa politica per i soldi e non per passione come lei, io la invito a fare nome e cognome, ad andare a fare una denuncia, perché siamo stanchi di essere accusata da lei. Va bene? Queste accuse continue che noi dobbiamo ricevere, queste illazioni, queste cose allucinanti che lei non perde occasione di dire nei nostri confronti, vantando la sua persona di essere una grande lavoratrice, sì, ma lei essere... deve intervenire, noi non lo possiamo più accettare. Consigliere Bottecchio, è una discussione che abbiamo aperto. È un livore che io non le consento più. Grazie. È un livore che io non le consento più. Allora, signora dottoressa Maria Giovanna D'Arienzo, se lei sa che io ho fatto delle illazioni a lei, perché non mi vado a denunciare? Se io ho fatto qualcosa verso di lei, ho detto qualcosa, perché non va? Lei perché non perde occasione per umiliarci e noi non siamo più disposti ad essere umiliati. No, lei come lei che sta alle politiche sociali dovrebbe fare quello che faccio io. Mi spiace, ma io non la rispondo più, perché lei vuol fraintendere ciò che lei io sta alle politiche sociali, dovrebbe fare quello la che deve faccio io. Smettere lei di offendere le persone. Noi siamo qui per fare politica, per lei amministrare quello che per io. Amministrare un paese, e oltretutto siamo lei tecnici. Dovrebbe fare quello che faccio io, sta alle politiche sociali. Lei il non sociale sa fare altro che probabilmente fare probabilmente non può fa probabilmente non può. E butta il suo livore e faccia nome, dica, siamo dei professionisti, dica. Siamo dei tecnici, e lei alle politiche siamo sociali. Delle persone parli, per bene nome. E non consentiamo più di venire qui a sfogare le sue ire e il suo livore. Se ha qualcosa da dire, se sa che in mezzo a noi ci sono persone disoneste, faccia una denuncia. Il consigliere di opposizione va bene. Con non questo va bene. Io ho finito. Non di voglio dire, entrare in non voglio più lei doveva fare quello che faccio io alle politiche sociali per l'uguaglianza e per i diritti di cittadinanza. Zitto, perché noi siamo interpellate, ti devi stare zitto. Ma allora la domanda. Io consigliere Bottecchio, questi mi aggrediscono, lei deve intervenire. Nessuno l'ha aggredita, ci mancherebbe sindaco, altro. Sindaco, io non posso parlare, no, ridete, e perché ridete? Sindaco, per cortesia. Cioè qua siamo in assise, parliamo dei problemi dei cittadini, si ride su che cosa? Sui problemi dei cittadini. Lei. Che io parlo di uguaglianza, parlo di diritti, parlo di lavoratori. Lei vuol far politica qua dire, dentro e noi assessore, siamo stanchi. Assessore vada a mare, ma se lei è stanca si vada a ricoverare, si vada a rilassare, ma che gli devo fare io che lei è stanca? Io sto qua, faccio politica, mi sento stanca. Lei è l'assessore alle politiche sociali, lei dovrebbe stare ma al mio posto. Lasciatela parlare, perché più parla più dimostra chi è, quindi lasciatela parlare. Io ho dimostrato chi sono nel campo del lavoro e nel campo della politica. Nel campo della politica, quando stavo col sindaco Pescatore, 6 anni in comunità montana, e ho difeso i diritti. Consigliere, volevo sapere, io le ho dato una risposta chiara, mi può replicare? Non sulla... è chiara. Oh. Non è ho chiara, dato una risposta chiara, è in grado risposta... di replicare perché no, se non, non è in grado stato... lei non è stato in grado di rispondere, se non è in grado vada dal suo consulente, ha eluso si, la si rende edotta e poi torna in consiglio e ne riparliamo. Ha parlato solo di numeri e di articoli di legge, ma non ha parlato dei dipendenti di Agropoli Servizi che si la fanno sotto perché devono essere licenziati per colpa vostra, perché avete dato priorità ai parenti e amici. Parendopoli siete voi, non sono io. Avete capito? Adesso basta.
E quei poveretti di 57... La deve buttare sempre in cagnara, ah, lei, sempre in cagnara deve buttare, no, perché non ha argomenti, no, consigliere, no. Lei non ha argomenti e la butta in cagnara. L'argomento è che i concorsi li avete fatti per i vostri stretti e l'Agropoli Cilento Servizi è rimasto fuori. E adesso che siete attenzionati dalla D e tutto quanto, la colpa deve cadere sul consigliere. Io non ho dato nessuna colpa, consigliere. Oh, e allora, io le ho spiegato tecnicamente tutte le castronerie che lei ha scritto in questa domandina. Ora lei sei in grado di replicare bene, se no ci lei non la è stato in grado di rispondere, perché ancora non è stato in grado di rispondere. Sindaco. Se ne è venuto con gli articoli di legge a certo. Leggere qua. Ma io devo ma lei pure ha messo gli articoli di legge nella sua, l'ha letta, ma no? Lei, ma, almeno l'ha letta questa cosa che ha scritto lei. 57 persone, quali sono le sorti? Consigliere Botticchio. Quali sono? Consigliere Botticchio. Ha dato priorità. Consigliere Botticchio. Sindaco, la prego. Ma quale verità, consigliere? Lei è trasformato in quest'aula consigliare in una cagnara. Sindaco. Va bene, chiudiamola qua. Consigliere Botticchio, ci sta il direttore generale, dottor Capozzolo, che le vuole dare delle spiegazioni in merito all'Agropoli Cilento Servizi. Prego. Grazie. Dottor. Buongiorno a tutti. Niente, io volevo solo fare un passaggio relativamente all'attenzione che il consigliere Botticchio, di cui sta parlando il consigliere Botticchio, per quanto riguarda l'avvio delle procedure concorsuali all'interno di Agropoli Servizi. Volevo solo chiarire che già subito dopo il mio insediamento, ad aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione mi ha dato mandato di trovare delle soluzioni normative per far sì che potessimo procedere a delle stabilizzazioni delle procedure concorsuali all'interno di Agropoli Servizi. Quindi stiamo parlando di aprile 2018, quindi un anno e due mesi fa. Quando il consigliere ancora era consigliere, quindi. E poi per quanto riguarda l'opuscolo che noi abbiamo fatto a dicembre in occasione dei 10 anni dell'Agropoli Servizi e quindi abbiamo ritenuto doveroso per tutti quei lavoratori che ogni giorno svolgono il proprio lavoro a servizio della città, dare un riconoscimento anche a loro e organizzare una manifestazione e una stampa, la stampa dell'opuscolo dove tutti loro venivano gratificati solo ed esclusivamente attraverso degli sponsor che hanno diciamo, coperto interamente il costo della manifestazione, compreso gli opuscoli. E a quella manifestazione a cui sia lei che il consigliere Caccamo vi riferite sempre sono stati invitati solo ed esclusivamente i dipendenti dell'Agropoli Servizi e i membri dell'amministrazione comunale. Quindi voglio dire, mi sembra un po' esagerato puntare il dito su una manifestazione che era solo ed esclusivamente rivolta ai nostri grandi ed ottimi lavoratori. Grazie dottore, prego consigliere. Dottor Capozzoli, vi elargite a grandi paladini, grandi imprenditori. L'imprenditore si fa a casa propria con una partita IVA? E si lavora a casa propria, non con le partecipate del comune, dove si vanno a gestire posti di lavoro e si gestisce tutto. Allora, questo è, quindi lei non risponde, il giornalino, tutto questo con quelle belle faccine, che facciamo? Vengono prima i vostri. Le brucia e tanto, gente, consigliere. E la gente. Le brucia proprio tanto. E la gente. Le brucia proprio tanto. Io ho chiesto le dimissioni. No, quanto le brucia? Sindaco. No, lei è presidente di tutti. E non facciamole sempre gli stessi errori. Io non perché posso tappare la bocca alla persona, consigliere. Io posso fare il richiamo, più di questo non mi consente il regolamento. C'è sempre carabinieri, stamattina non c'è nessuno. A che servono i carabinieri? Che servono, che quantomeno... Se me lo fa capire, se mi menziona nel regolamento... No, c'erano la volta scorsa. Me lo può spiegare, consigliere, perché devono intervenire i carabinieri? Lei l'altra volta, quando io ho parlato da cittadina... Da cittadina, ah, sì. Quindi qua dentro si può fare a baruffa, saperlo prima, va bene. Allora, dottor Capozzoli, il giornalino tutto bello, tutto che funziona, e gira sempre intorno a voi. La Cilento Servizi non sono assunti perché è un serbatoio di voti. Poi la gente lì giustamente viene attenzionata e gli assunti quelli lì si organizzano i concorsi
e quelli sono i sicuri. Ma si rende conto che le cose, le accuse sindaco, che sindaco. No, 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 basta, se, presidente. Allora, se il consigliere Botticchio intende dire che i serbatoi di voti, voto di scambio, lei deve andare alla procura e non al consiglio comunale. Basta. Io faccio non politica. Le consento io, di fare un'espressione di questo tipo. Io lei ha tutto il diritto come cittadina e come consigliere comunale di andare alla procura e denunciare tutto ciò che vuole. Non in questo consiglio comunale. Qua si discute delle cose, accuse vergognose. E costantemente lei le fa, senza nessuna soluzione di continuità. Basta! Non le consento più di accusarmi. Io faccio politica per passione più di lei e da più tempo di lei. E non mi deve lei insegnare niente. Chiaro? Non le consento più di continuare queste infamanti accuse. Ma si rende conto quando apre la bocca cosa dice? Se ne rende conto? Si guardi adesso, consigliere, se ne rende conto? No, non fa più. Continuamente dice che siamo ladri, che la deve finire. Noi siamo delle persone onorabili e non gli è consentito dire certe cose. Manco funziona. Vice sindaco che va a casa perché chi si ribella, chi parla? C'è un sindaco. Peppe Camerò, perché fai la risata in faccia? Hai qualcosa da dire? Parla, tanto qua oramai. Mi risponda lei, mi risponde. Ma no, sì. Parli. Consigliere vada. Botticchio. Ha concluso. Ho concluso che concludo, chiudo che l'Agropoli Cilento Servizi venga, i dipendenti vengano regolarizzati. Prima i dipendenti dell'Agropoli Cilento Servizi e poi i vostri amici, parenti e affetti stretti. Grazie. Ci sta il dottor Cavozzolo che replica. Prego, dottor. Allora, caro consigliere Botticchio, io potevo scegliere nella mia vita di fare l'imprenditore, il commercialista, ho fatto un concorso pubblico e faccio il dipendente pubblico e sono il manager dell'azienda, ok? Il manager dell'azienda. Concorso da manager, sì, lei ha fatto un concorso. C'è stata una selezione. Quindi è manager dell'azienda. Ho fatto un concorso, magari sprecato, se lei vuole venire al mio posto un a fare... Un ente pubblico paga poco, doveva farlo in privato. Infatti, io lo faccio per passione anche io. Ha delle qualità così spiccate. E non faccio il politico. Okay. Peccato, un grande manager è sprecato. Un grande manager. Un piccolo ok, spreco. Questo glielo dimostriamo anche dopo. Offende le persone. Ma lei offende di continuo. Sindaco, mi faccia finire, sindaco. È sprecato. Sindaco. Un grande manager sindaco, è sprecato finire. Qui. Non è sprecato. Si guadagna poco. Allora, consigliere, se mi fa parlare, consigliere Botticchi. Lo fanno anche a me. Allora io non lo faccio, io sono una persona educata, ok? Ho ascoltato quello che diceva lei, quindi adesso se mi ascolta per cortesia, io non sono un politico, ok? Non sono un politico. Faccio il manager pubblico dell'azienda. Lo so che lei non fa politica, fa solo l'impiegato, e lo so. Ok, quindi quando parla con me deve parlare in maniera corretta. Ma lo okay? so, è palese che lei non fa politica, non gli interessa la politica e fa solo l'impiegato. Sì, faccio l'impiegato. Con le doti manageriali se le tiene nascoste in tasca. No, le doti manageriali le metto al servizio della città. Se mi fa parlare, per favore. Le mie doti manageriali le metto al servizio della città, visto che mi è stato chiesto, è stata fatta una selezione per svolgere il ruolo di direttore dell'azienda, ok? E io faccio il manager dell'azienda e ho dato ottimi risultati nell'anno 2018, ok? Se lei vuole venire a fare il manager dell'azienda, a disposizione, io sono disponibile a dimettermi, come dice lei. Però forse c'è una differenza, deve studiare, si deve laureare, ok? Deve fare un concorso pubblico, diventa dipendente pubblico, prende anche un'abilitazione magari, viene qua e fa meglio di me, ok? Io la laurea non l'ho presa a Fisciano, e no, qualcuno l'ha pure comprata, l'ho presa sul campo, nel consigliere. Lavoro. Guardi il mio curriculum prima di parlare, consigliere Botticchio. Guardi il mio curriculum, grazie. Si conclude l'argomento, prima di passare al secondo punto dell'ordine del giorno, voglio dare una comunicazione a tutto il Consiglio Comunale. È pervenuta alla Segreteria Generale, nella persona del Dottor Minardi, un'istanza da parte del consigliere Abate relativamente all'approvazione che è stata in corso della seduta precedente del 31 maggio. Voglio leggere la nota che ha fatto il consigliere Abate al dottor Minardi e alla mia persona. Pregiatissimo dottor Francesco Minardi,
ho letto sull'albo pretorio la delibera del Consiglio Comunale numero 23 del 31/5/2019. Purtroppo non ritrovo un'adeguata trascrizione di quanto accaduto nel corso del mio intervento. Sulla delibera si legge testualmente quanto di seguito riprodotto. Relazione all'assessore Mutalipassi, evidenziando e spiegando le modifiche da apportare e ne richiede l'approvazione. Interviene il consigliere Abate, che preannuncia il suo allontanamento dopo aver letto una dichiarazione allegata al presente verbale. Il consigliere Abate, alle ore 18:25, lascia l'aula. Quanto trascritto non corrisponde, questo dice il consigliere Abate, a quanto accaduto nel corso della seduta consiliare, anzi se ne discosta totalmente. Non ho mai preannunciato il mio allontanamento. Ho iniziato il mio intervento sull'argomento in discussione, punto numero 1 all'ordine del giorno della seduta consiliare 31/5/2019, che è stato interrotto dal Presidente dopo 6 minuti per richiamarmi al rispetto dei tempi e per concedermi un massimo di 1 minuto. Alla mia ripresa e dopo il minuto trascorso, il Presidente ha interrotto definitivamente il mio intervento dichiarando tempo scaduto. Dopo l'accadimento di questi fatti ho ritenuto di abbandonare l'Aula in totale silenzio e le ho consegnato la mia nota che stavo argomentando fino a quando sono stato interrotto di autorità. Questi fatti sono stati già oggetto di regolare segnalazione, ci comunica il consigliere Abate, al prefetto di Salerno, trasmessa il 1 giugno 2019, e per i quali ho richiesto il suo, del prefetto, intervento, in quanto ho ritenuto che ai sensi del regolamento vigente non mi poteva essere tolta la parola al 7° minuto. Per quanto riferito e riscontrato sulla trascrizione della delibera in oggetto, chiedo che la stessa venga corretta ancora prima che i consiglieri comunali procedano all'approvazione dei verbali di tale richiamata seduta consiliare del 31/5/2019. A questa missiva il segretario generale ne fa riscontro e in data 28 giugno risponde al consigliere Abate. Il riscontro alla sua richiesta del 27 giugno 2019 di correzione del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 31/5/2019. Spiace constatare che lei, in occasione della discussione del primo punto all'ordine del giorno, ha preannunciato l'abbandono dell'Aula più volte, ben prima dell'interruzione della discussione, in particolare come si evince dalle riprese video effettuate da Cilento Channel. Tanto è stato fatto da lei esplicitamente nel corso della discussione al minuto 10.28 e al minuto 15.35. Ancora più, in particolare, in entrambi i predetti momenti ha annunciato il deposito di una nota nella quale è stato scritto in grassetto prima della discussione che intendeva abbandonare l'Aula dopo la sua dichiarazione. Finita la discussione, lei si è rivolta allo scrivente chiedendo conferma della verbalizzazione dell'intendimento di abbandonare l'Aula. Tanto peraltro è imposto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di preannunciare l'allontanamento del consigliere, e corrisponderebbe all'invito al rispetto di tale norma effettuato dal segretario generale in sede di appello della predetta adunanza consiliare, anche con riguardo al motivo dell'allontanamento. Tale invito era funzionale proprio ad evitare spiacevoli fraintendimenti in ordine al motivo dell'allontanamento che si volesse far palesare in sede di verbalizzazione. Orbene, in questo caso non solo non si capisce per quale ragione i rappresentanti diversi motivi, nota del 27/6/2019, allontanamento in totale silenzio per il comportamento del Presidente, non siano stati esplicitati come richiesto dal regolamento e dal segretario generale, ma tanto è in contrasto con quanto preannunciato in Aula e nella dichiarazione depositata in Consiglio. Pertanto i fatti evidenziano che l'allontanamento del consigliere comunale era premeditato. In ogni caso il motivo dell'allontanamento, asseritamente legato al comportamento del Presidente del Consiglio, non è stato assolutamente palesato come richiesto dal regolamento e dall'invito del segretario generale. Pertanto non può costituire oggetto di correzione del relativo verbale. L'occasione è propizia per evidenziare il delicato compito della verbalizzazione, la quale necessita della leale collaborazione di tutti i consiglieri e rispetto per chi ha
l'arduo compito di rappresentare fatti e dichiarazioni da rendersi in maniera chiara e intelligibile. Valgono le sue osservazioni solo con riguardo all'interruzione del suo intervento da parte del Presidente del Consiglio per lo scadere del termine. La sua richiesta di correzione del 27/6/2019, unitamente alla presente PEC, saranno allegate alla proposta di approvazione del verbale della deliberazione al quale si riferiscono. Il Presidente del Consiglio, se lo riterrà, potrà sottoporla all'approvazione del Collegio. Bene. Letto, io ringrazio il Segretario Generale e mi dispiace che questa mattina non è presente il Consigliere Abbate per avere un confronto leale. Purtroppo si sta ripetendo questa condizione su diversi consigli comunali, dove ci sta un'interpretazione diversa della conduzione dei lavori del Consiglio Comunale. Io, per quanto riguarda la mia persona, cerco e applico il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Non sta a me giudicare, ma a tutti coloro che osservano e possono capire le difficoltà di come si deve condurre poi un'azione di controllo e di calma, dico io, dei lavori del Consiglio. Però purtroppo, quando gli animi si accendono, io capisco anche la persona che si trova in quello stato. Però rimetto a tutti voi il buon senso e veramente la lealtà tra le istituzioni, perché se viene meno questo, veramente le persone che ci osservano non riescono più a capire nient'altro. Dico al consigliere Abbate, il segretario nella nota mi faceva osservare che avevo dato soltanto 7 minuti. Alla risposta del relatore, il capogruppo consigliare ha la facoltà di rispondere e ha a disposizione 10 minuti. È vero questo, io me ne assumo la responsabilità di avergli dato 7 minuti, però voglio chiarire che nella discussione vi sono vari tempi disponibili per far rispondere il consigliere comunale, tra i 5 minuti che è la risposta che può dare quando vi è stata, diciamo, vi è stata aperta la discussione, oppure da parte del capogruppo del gruppo consigliare dove ci sono i 10 minuti. Io avevo inteso i 5 minuti, pertanto il consigliere comunale Abbate, quando avrò modo di confrontarmi, gli dirò che è stata da parte mia una mancanza dei 3 minuti che non gli ho dato la disponibilità, però voglio chiarire che nell'intervento di allontanamento lui non ha chiesto al segretario generale di inserire nel verbale le motivazioni che poi successivamente ha riportato nella nota che ci ha trasmesso in data 27 giugno 2019. Detto questo, io porto all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta che ha fatto il consigliere Abbate, dove il segretario ha ampiamente chiarito che non vi sono le condizioni, perché in quel verbale è stato trascritto quello che è accaduto, pertanto non ci sta nessuna motivazione di correggere il verbale. Però per mio modo di essere, per rispetto dell'istituzione, io e del Consiglio che è supremo, io chiedo di portare ai voti se siete favorevoli alla proposta del consigliere Abbate. Allora chiamo ai voti il Consiglio Comunale. Chi è favorevole alla proposta del consigliere Abbate? Chi si astiene? Mi astengo io personalmente perché sono parte in causa. Chi è contrario? Per l'immediata eseguibilità, segretario, la diamo questa cosa qua, visto che la daremo alla fine sui verbali. Bene, fatto questo, io passo al secondo punto. Passo al secondo punto all'ordine del giorno dei verbali delle sedute precedenti. I verbali sono di 2 sedute, una del 21/5/2019 e un'altra del 31/5/2019. Allora facciamo 2 votazioni. Allora, chi è favorevole alla seduta dei verbali delle sedute precedenti? Attenzione, chi era assente del 21 maggio 2019? Chi è favorevole? Chi si astiene? Allora, se si astiene, tutti favorevoli astenuti, Botticchio e Comite.
Sì. Contrari? Nessuno. Poi passiamo al secondo verbale, quello del 31 maggio. Chi è favorevole? Chi si astiene? Botticchio. Contrari? Nessuno. Tranne Botticchio. Ok. Allora adesso diamo l'immediata eseguibilità sull'intero verbale che comprende le sedute del 21 maggio 2019 e 31 maggio 2019. Chi è favorevole? Chi si astiene? Botticchio. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento relativa alla definizione agevolata dell'ingiunzione di pagamento. Relaziona l'assessore Mutalipassi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Volevo ricordare che questo regolamento è nato in seguito all'approvazione da parte del Governo del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, cosiddetto decreto crescita. Questo decreto all'articolo 15 ha dato la possibilità agli enti locali di poter predisporre un regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzioni di pagamento. Voglio ricordare che dal fine 2019 e il Parlamento aveva dato la possibilità ai contribuenti italiani di poter definire le cosiddette cartelle di pagamento dell'Equitalia, ex Equitalia o l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Quindi non rientravano tra questa legge, non rientravano le ingiunzioni fiscali gestite direttamente dai comuni o dalle società concessionarie ai quali era stato affidato il compito della riscossione coattiva. Con questo regolamento quindi noi diamo, voglio precisare che poi si tratta di ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dal 2000 a tutto il 31 dicembre 2017. Nel caso specifico dell'ente comune di Agropoli si tratta esclusivamente di ingiunzioni di pagamento relative alla notifica di contravvenzioni al codice della strada e con questo regolamento noi diamo la possibilità ai contribuenti, a chi è stato oggetto di queste contravvenzioni, di poter definire tali contravvenzioni con il pagamento della sola sorta capitale e degli interessi di mora. Abbiamo previsto che gli interessati devono predisporre un'apposita domanda da consegnare al Comune entro il 15 di settembre e dopodiché il Comune darà una risposta sull'ammissibilità della domanda stessa e la possibilità di pagare a rate qualora l'importo complessivo sia superiore a 250 euro. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi, prego consigliere Botticchio. Io no, voglio motivare, mi astengo, anche se è una cosa perché le ingiunzioni di pagamento giustamente sono in mora e quindi voi giustamente per fare cassa facilitate il modo, pagano solo la sorta capitale, se ho ben capito, e quindi mi astengo comunque perché poi il motivo è quello di servono i soldi e quindi per riempire un po' le casse diciamo si è ricorso anche a questo stratagemma che poi tutto sommato i cittadini possono usufruire, però dato che il motivo è solo per fare cassa, regolamenti approvati da questa amministrazione sì. È quello di venire il più possibile incontro alle persone, quindi stiamo facendo politica. Vabbè, invitarli a pagare, va bene, io mi astengo comunque. Ci sono altri interventi? Ma io dico una cosa, no? Uno fa un verbale, deve pagare il verbale, cioè la legge prevede che deve pagare il verbale, noi lo mettiamo nelle condizioni di non pagare la sanzione, quando è stato possibile rateizzare, cioè vediamo incontro al cittadino e qual è la considerazione dell'opposizione? Lo fanno per fare cassa. Cioè, ma io voglio dire, ma è possibile che ogni provvedimento che noi facciamo, soprattutto a vantaggio dei nostri cittadini, bisogna cercare per forza un elemento distortivo, negativo? Ma se è una cosa, sindaco, sto parlando, i cittadini sto sono parlando, consigliere, sto parlando, sto parlando. Consigliere Botticchio, i cittadini Botticchio. Sono vessati dalla mattina
Consigliere Botticchio. Basta rispettare le leggi. Basta rispettare le leggi. Fino a prova contraria. Fino a prova contraria sono un consigliere comunale, sono il sindaco di questa città e quindi ho il diritto di parlare. Come lei ha parlato, io sto dicendo che è inutile sempre, e non è secondo me il modo giusto di fare opposizione, cercare sempre di trovare l'aspetto negativo in ogni cosa. Qua, in un regolamento questo, non ce ne sono aspetti negativi. Una persona ha commesso una violazione, deve pagarla perché così dice la legge. Purtroppo, caro consigliere, la legge è legge, va rispettata. Io non è che posso decidere di non far pagare un verbale a qualcuno. Perché il problema è che fatto un verbale va pagato, perché così dice la legge. Le tasse vanno pagate. Noi possiamo lei sai cosa fa? Le do un consiglio. Fatelo così. Lei si candida a sindaco la prossima volta, promettendo di non far pagare le tasse a nessuno, così diciamo non farà cassa e a quel punto poi non so come gestirà i servizi, come pagherà chi raccoglie i rifiuti, non so come pagherà i dipendenti che lavorano, non so come pagherà i fornitori, non so come pagherà le bollette da luce, però è un, può essere un'idea di programma elettorale in un famoso film. Programma estivo di Agropoli si è basato solo sulle tasse. In un famoso avete film, aperto pure il porto. In un famoso film si racconta diciamo proprio questo, cioè il candidato sindaco prometteva di abolire tutte le tasse. Se lei ha intenzione di fare questo, lo faccia, si candidi, i cittadini che riterranno di doverla votare la voteranno e quando poi verrà eletto sindaco gestirà l'ente senza soldi, gratis. I cittadini di Agropoli, lo dico con calma perché non mi voglio, basta, è l'ultimo intervento. Allora, i cittadini di Agropoli si aspettavano da questa amministrazione meno tasse, meno varchi, l'ospedale. Tu eri il futuro, sai? Quando hanno votato a te i cittadini di Agropoli, guarda, sei proprio di fronte. Sai come ti chiamavano? Dice il nuovo che deve arrivare, il nuovo, sei seduto là, bello, accovacciato. Vabbè, il nuovo che doveva arrivare, il nuovo. Oh, ti chiamavano loro, dici adesso arriva il nuovo che doveva arrivare. Allora, dopo fai l'intervento. L'ospedale, battaglie per l'ospedale. Due cose brillano ad Agropoli, sapete che brilla? Il strisce blu perché hanno pigliato una pittura proprio bella luccicante e i varchi. Due cose brillano ad Agropoli. Invece doveva brillare per l'ospedale, per l'ordine, per la pulizia, per le tasse che si pagano adeguate per i servizi alla città. L'altra sera l'ambulanza in piazza non passava perché un gioco, l'evento sportivo si congiunge con la festa di San Pietro e Paolo, cioè le scelleratezze, le nefandezze che fate, quelle là non si deve parlare, l'ambulanza poi da dietro, cioè tutte le nefandezze, il nuovo, tu sei il nuovo che doveva arrivare, tu sei il nuovo che doveva arrivare. Lei non sa neanche che significa nefandezza. Io sono ignorante e cattiva. Sì. Lei sì. Lo ha ricordato bene. Sì, sì, l'ignorante e sì. Cattiva, no, che se ho detto non ho detto una ignorante delle due. E cattiva, ho detto, 200 voti di ignorante e cattivi che hanno votato. Ho detto non ho detto, consigliere. Le posso soltanto dire che lo scorso weekend abbiamo totalmente riempito questa città. Come? Le attività commerciali hanno lavorato il triplo del normale. Certo. Turismo sportivo. Mi consenta di completare l'intervento. Visto che dobbiamo fare argomenti a piacere, come lei le piace fare, perché non sa intervenire sul singolo argomento, quindi si gira argomenti a piacere. Facciamo argomenti a piacere. Bene, la città era piena di gente. La piazza è stata, grazie all'evento del basket, piena di gente, ricca di bambini. Che bello vedere una piazza così piena di gente e ricca di bambini che si divertivano. Sì, questa è la città che noi vogliamo, che lei non vuole, ma noi la vogliamo così. La vogliamo viva, la vogliamo accogliente, la vogliamo pulita e la vogliamo ordinata, perché la città, che ne dica lei, che getta fango tutti i giorni sulla sua città, è pulita, è accogliente e ordinata. Brava. Ma lei evidentemente sta sempre sul comune, si faccia ogni tanto un giro per la città però, ogni tanto se la gira. Ci sono altri interventi? Ci sta un altro microfono a fianco. Siete tutti in tilt. Eh,
Vabbè, più breve. Buongiorno a tutti. Consigliere, mi rivolgo a lei perché mi ha chiamato in causa. Io forse a differenza di altri lo giro il paese. Ho anche un'attività e ahimè devo purtroppo constatare che in questo weekend, negli ultimi 15 giorni di sport turistico, la città era piena, ci hanno fatto i complimenti tutti, era anche pulita. Quindi io non penso cosa, dove si voglia arrivare con queste cose. Se dobbiamo anche non fare gli eventi oppure togliere... Vado dall'oculista, può darsi che non ci veda. Oh, tutto è possibile, faccio una visita. Lei non ci vede bene. Non questo weekend, l'altro precedente, siamo stati lodati su tutti i giornali nazionali, Mi dica il costo e la Federazione Italiana... Non l'ultima persona, ma la Federazione Italiana di Atletica ci ha rinnovato gli calorosi complimenti per l'organizzazione, per la pulizia, per l'accoglienza, per la disponibilità e ci pregano fortemente di voler essere loro partner anche per il futuro. Queste sono le cose che ci fanno piacere. La città di Agropoli non aspetta l'una tanto, non aspetta l'evento. Queste sono le cose che ci rendono orgogliosi e questo è il messaggio positivo che noi intendiamo lanciare all'Italia e al mondo, diversamente da quello che lei fa, che getta continuamente fango sulla sua città. Lei non fa una cosa buona alla sua città gettando continuamente fango, lo sa? Ma getti fango sul sindaco, che oggi lo è e domani no, ma eviti di fare questi commenti sulla sua città, dica che la sua città è bella perché lo è. Quale messaggio intende lanciare oltre i confini della nostra Agropoli? La gente ci ascolta, ci legge, che messaggio volete mandare? Io voglio mandare un messaggio positivo perché voglio che la gente venga in città. Allora lei si diverta a parlare male del sindaco, dica che è brutto, che è grasso, quello che vuole lei, ma non parli male della sua città! Ma sindaco, per rimuovere le alghe giù al porto ho dovuto fare un video e così è andato un scavatore. Posso concludere? Giù al porto. Ma siamo scherzi? Certo, perché dopo il video, quando le cose ve le sbattono in faccia, vi muovete. Presidente, posso concludere? Ma trovi le soluzioni invece di criticare. Lei deve trovare le soluzioni. E le alghe, il mese di giugno. Il mese di giugno. Posso concludere? Le alghe dovevano essere tolte in quel momento, va bene? Perché l'ultima mareggiata nel primo weekend di giugno ne ha portate altre. Noi non facciamo le cose tanto per farle e soprattutto non abbiamo lei faccia tutti i video che vuole, ma tranquilla, stai tranquilla che c'è gente che tutti i giorni monitora la città anche se non lo fa lei e tutti i giorni studia soluzione per risolvere i problemi. Quindi visto che lei critica tutti i giorni, non cerchi di prendersi meriti perché non ne ha. Poi volevo concludere, consigliere, riportandomi all'argomento all'ordine del giorno del regolamento sulle ingiunzioni di pagamento. Onestamente io sono un cittadino di Agropoli e non ho mai pagato multe perché rispetto le leggi. Purtroppo chi prende le multe è costretto a pagarle. Il comune ha fatto un regolamento per far pagare solo le sorte capitali, perché ci sono persone che, ahimè, non possono pagare la multa nei termini, quindi... I varchi non bastano, ci vuole di più, I varchi si rispettano. No, non bastano. No, ma si rispettano. Io vado a Salerno tutti i giorni, rispetto ai varchi, non ho preso multe. Ok, grazie, consigliere. Grazie. Sono consigliere perfetto. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta di regolamento? Astenuti, Botticchio, contrari, nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti, Botticchio, contrari, nessuno. Il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, azienda speciale Agropoli Cilente Servizio, presa d'atto e approvazione bilancio di esercizio 2018. Relaziona l'assessore Mutalipassi. Sì. Colgo l'occasione, non l'ho fatto prima, non sono intervenuto prima, innanzitutto per esprimere la mia vicinanza, la mia soddisfazione, i miei complimenti al direttore generale, al CDA e a tutti i lavoratori della nostra azienda speciale che rappresenta un fiore all'occhiello di questa città. Passando all'argomento dell'ordine del giorno, poi voglio anche precisare, ormai un mio intervento personale, che è prassi
consolidate, riconosciute a livello mondiale, che nelle politiche aziendali, politiche di familiarità con i dipendenti, politiche di gratificare i dipendenti vedendoli farli partecipare come se fossero una famiglia, quindi politiche di socializzazione sociale, le cene sociali, sono una prassi consolidata e riconosciuta dalle migliori aziende mondiali, perché performano le persone, le fanno aumentare il loro senso di appartenenza a quella società, gli danno maggiore positività. Quindi questo sia da un merito di aver pensato, in occasione del decennale della nascita della società, di commemorare questo evento. Tornando all'argomento dell'ordine del giorno, noi, come recita l'articolo 114 del testo unico, il Consiglio Comunale, una volta che la società ha approvato il proprio bilancio e l'ha regolarmente depositato presso la Camera di Commercio, cosa che è avvenuta in data 25 giugno 2019, prende atto e recepisce a sua volta dell'approvazione di questo bilancio. Questo bilancio del 2018 che si chiude con un utile di 807 euro e che si chiude, era stato già una mia osservazione di qualche consiglio comunale fa, che il patrimonio netto di questa società passa da 16.000 euro al 31 dicembre 2017 al valore di 144.000 euro al 31 dicembre 2018, quindi questo è sintomo di ottima gestione, e quindi l'augurio mio che il direttore e il CDA possano continuare in questo ottimo lavoro che sta facendo di contenimento dei costi e di migliore efficienza per i servizi che la società rende alla città. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Io posso fare un... Prego, consigliere Botticchio. Allora, parlando di bilancio, il bilancio sta bene. Io vado all'Agropoli Servizi l'altro giorno e trovo dei dipendenti che lamentano il licenziamento, che gli interinali... ma qua tutto bello e tutto sta bene, aumenta anche... Come mai dice che loro verranno licenziati? Non posso fare nove perché siamo in consiglio e non si va. E la risposta me l'aspetto dal dottore Cavallo. Se va tutto bene, come mai erano 3-4 persone, lavoravano le multe, c'erano tutti i pacchetti verdi, tutti i regali per i clienti, e sono andata lì e uno di loro dice, qua io fra poco... come interinale non ci sarò più, e io quasi che con me, insomma, lei poi ha sollevato un polverone. E il direttore generale perché non mi dà una risposta? Perché secondo un bilancio, perché questa persona mi dice queste cose? Dove io me ne sono andata, perché è un padre di famiglia, mi dice io sono un padre di famiglia, pago il mutuo, e come posso fare se a me non mi viene rinnovato il contratto entro il 30 giugno di nuovo? Semplicemente perché la sua attività ha creato un terrorismo mediatico all'interno dell'azienda, quindi i dipendenti hanno avuto paura di un qualcosa, visto che lei ha fomentato e ha detto che i dipendenti erano illegittimamente assunti, che il 30% non veniva rispettato, che quindi erano illegittimi, illegali, nulli i contratti, e quindi semplicemente si sono spaventati, e noi l'abbiamo tranquillizzati perché la nostra attività è volta alla stabilizzazione, a effettuare dei concorsi con riserva di legge dove la legge lo prevede, e quindi si dia la risposta da sola perché è solo ed esclusivamente responsabilità sua. Rispondo subito. Seduti lì c'era anche, quando lo ha detto, c'era anche qualche affetto suo set, dove non ha replicato il signore che parlava, che veniva licenziato, e perché se sollevava, non diceva perché io avevo parlato, perché io ho fatto terrorismo, è stato fatto terrorismo politico dagli altri, per dire Gisella parla e voi vi licenziate, perché io denunzio giustamente che volevo che loro venissero assunti, no? E com'è sta cosa? Come mai, direttore generale, viene trasformata la colpa è del consigliere di opposizione? Il consigliere di opposizione difende i dipendenti dell'Agropoli Servizi. Gliel'ho spiegato. Forse ha una visione distorta delle non sue parole, difeso, della sua non attività. Non ho difeso i concorsi nei paesi, quelli non li ho difesi perché lì si sono dati i posti tra di loro. Questo non ci interessa a noi. L'Agropoli Cilento Servizi, quei posti lì li difendo. Non difendo i parenti, gli assunti di parenti.
argomenti qua Parentopoli non la difendo, ma difendo l'Agropoli Servizi i dipendenti, caro presidente Mimmo Gordi, io difendo i dipendenti. Probabilmente i posti dei parenti, probabilmente è vergognoso fare i concorsi per amici e parenti, ma questo non ci interessa, e basta, quindi non fate terrorismo. Lo fa lei, che era l'uomo che doveva arrivare, doveva fare quello che ho fatto io, perché io ho 55 anni e tu sei più giovane, tu dovevi difendere i tuoi coetanei, allora, quelli che sono stati buttati e non partecipano a un posto di lavoro. Ridi, quella risata non va bene, caro Giuseppe, non va bene. Perché non devi ridere di chi gli è stato tolto qualcosa, di chi gli è stato privato qualcosa. Voglio fare una preghiera al consigliere comunale. Il consigliere Botticchio ormai è fuori controllo. Vi prego, evitate di replicare, perché è inutile replicare a chi non vuole, con chi non vuole discutere. Lei porta avanti la sua folle tesi, senza né arte né parte, senza basi normative, senza nessuna cognizione di causa, però è la sua battaglia, tant'è. Pizza e ciangiola, me l'hanno detto, tu resti, passerai per pazza, ma la gente sa che non sono pazza. Sì, poi lo vedremo. Pizza e ciangiola non hanno avuto coraggio, io purtroppo sto qui. Voglio e non solo... me ne vado, consigliere, resto. Io sono felice che lei sta qui, lei può raccontare tutte le fandonie che vuole, tutte quelle cose, perché la democrazia consente anche a un folle di dire la sua. Lei si sta combattendo in maniera folle, ma veramente folle, utilizza in maniera costante il dileggio, l'offesa personale costante, quindi con le persone che si comportano in questo modo, mi faccia completare il mio intervento. Lei perde pezzi, un vice sindaco che va via, consiglieri che vanno via, sono pazzi quelle persone, sono andate via, come mai sono andate via? Perché non lo dice? Perché non lo dice perché sono andati via? La pazza sarei io. Io difendo solo la giustizia e i diritti della Globo. Lei non difende niente. Lei è folle. E avete convinto i dipendenti che io ho sollevato un polvere. Folle. Per questo motivo prego i consiglieri comunali di non replicare al consigliere. La persona Botticchio che resta qui, perché non ha è nessun folle. Senso. Grazie. Certo che la persona che resta qui è folle, perché ci vuole coraggio a essere soli contro tutti. Lo so che sono una folle, ma non me ne vado. Cittadini di Agropoli. Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Botticchio. Contrari? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Chi si astiene? Botticchio. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Si concludono gli argomenti. Vi auguro una buona giornata. A voi, buona giornata.